Grazie Presidente. Dal 2008 al 2012 sono 437 le aziende italiane passate in mano a multinazionali straniere, molte spolpate e lasciate al loro destino. La Toscana in questo va a nozze, vedi i casi della Eaton, della Smith International, della Severstal. Si moltiplicano i casi di aziende italiane che dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, incentivi e sgravi vengono svendute ad acquirenti che finiscono col portarsi via i nostri brevetti, progetti e know-how. Oggi vorrei rendere noto a quest'Aula del caso Ansaldo Breda, una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia, gioiello e vanto nazionale, in grado di produrre treni di altissimo valore come l'FR1000, definito il treno più bello del mondo e addirittura tenuto a battesimo pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica Mattarella. Società che conta 4 stabilimenti in Italia, a Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, con 2.300 dipendenti, più altre migliaia e migliaia dell'indotto. Il 24 febbraio 2015 la D di Finmeccanica Mauro Moretti ha ceduto Ansaldo Breda e STS al gruppo giapponese Hitachi Rail per 36 milioni di euro. 36 milioni di euro, il costo di un paio di giocatori di Serie A. Finmeccanica divide in 2 rami di azienda, una new company e una old company, che non viene venduta, in cui figura lo stabilimento di Palermo, in cui il destino di 150 lavoratori non è chiaro. Durante la firma di cessione assistiamo alla commovente dichiarazione di Moretti. Non vi sono rischi sul piano occupazionale delle operazioni di dismissione, in quanto ci sono garanzie previste per i prossimi anni. Salvo poi ad arrivare ad oggi e prendere atto che la nuova multinazionale, prima ancora di consegnare un piano di sviluppo industriale, va chiedendo la testa di 138 lavoratori considerati esuberi. Personalmente l'11 maggio sono stata a incontrare i rappresentanti sindacali e i lavoratori dell'Ansaldo Breda di Pistoia, preoccupati, molto preoccupati sul futuro dell'azienda e sui riflessi occupazionali e preoccupati anche per la loro salute, visti i troppi casi di morti d'amianto e notizia di ieri il ritrovamento di altri metalli interrati nel suolo aziendale. Ho presentato per questo un'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico affinché si diano garanzie certe sul mantenimento dell'occupazione e sul futuro produttivo dell'Ansaldo Breda STS. La nuova proprietà nipponica intende ridurre in maniera significativa l'organico di ben 69 unità dello stabilimento di Pistoia. Insomma, la Toscana si sta spolpando come tutto il resto d'Italia. In tutto questo assistiamo a dati di alta comicità del governatore PD della Regione Toscana, Enrico Rossi, altro che Beppe Grillo, che passa da dichiarazioni del tipo: dovranno passare sopra di noi se intendono smantellare la Breda e il sistema ferroviario toscano, a dichiarazioni recenti, dopo la metamorfosi renziana, l'ultima frase, in cui abbassando il capo si flette con frasi come che possono entrare anche altri capitali non la trovo un'offesa. Un presidente che tiene così tanto la sua terra al punto di andare a tagliare nastri, inaugurare stabilimento della Piaggio in Vietnam, con un tale senso dell'umorismo da arrivare a dichiarare che Renzi è di sinistra. Attendiamo con ansia la dichiarazione del presidente Enrico Rossi. Lavoratori, state sereni.